9 gruppi di protezione civile, 122 volontari, 4 diversi interventi suddivisi in un weekend. È stato un successo la 3 giorni di Magenta, l'esercitazione di protezione civile organizzata e coordinata dal gruppo magentino guidato da Fabio Abbiati. Siamo qua oggi a Magenta, al campo base di una maxi esercitazione di 3 giorni che è partita venerdì 24, ieri sabato 25 e oggi domenica 26. Abbiamo simulato 3 vere emergenze. La prima emergenza ieri mattina nel comune di Buscate per il taglio e desbosco, la seconda esercitazione nel comune di Settimo Milanese per la ricerca persona scomparsa e ieri sera e questa notte per l'idrogeologico e l'illuminotecnica. Sono coinvolti 9 gruppi di protezione civile, in totale 122 volontari suddivisi su 3 scenari e su 3 giorni. Il campo base qua a Magenta è la tensostruttura. Abbiamo montato le tende per il supporto logistico, abbiamo una cucina da campo e tutto l'occorrente. È la seconda edizione che facciamo, è stata comunque un successo. Queste esercitazioni le facciamo per tenerci sempre comunque in allenamento, perché la protezione civile deve essere sempre pronta in tutto. In questo momento i 103 volontari presenti in questo momento al campo stanno facendo una manovra antincendio con i volontari vigili del fuoco del distaccamento di Magenta. In piazza Mercato si sono ritrovate, oltre a quello di Magenta, altri 8 gruppi di tute gialle provenienti da Corbetta, Arluno, Vittuone, Bareggio, Sedriano, Cornaredo, Settimo Milanese e Buscate, tutti insieme per dare il via alla maxi esercitazione durata 3 giorni. E stamattina Magenta si chiude una 3 giorni veramente importante che coinvolge tutta quest'area con 9 organizzazioni. È un test, è un'esercitazione, stiamo provando a simulare le vere emergenze per affinare tutte le procedure. Siamo tantissimi in città metropolitana, lavorare insieme non è sempre facile, la conoscenza è fondamentale, conoscersi tra volontari, conoscere le procedure, conoscere le varie dinamiche. Questo sotto la guida ovviamente delle istituzioni, con il Comune di Magenta in questo caso, nel caso della città metropolitana che ha il coordinamento generale di tutte 117 gli enti del terzo settore che fanno protezione civile e sono gruppi comunali e associazioni. Con i gruppi comunali siamo a una svolta in questo momento con la nuova direttiva che è uscita lo scorso mese, quindi anche in termini di gruppi comunali diciamo che andiamo ad affinare tutte quelle caratteristiche che sono peculiari e sono un'entità all'interno proprio del comune. E ovviamente per noi di Milano, ma in tutta la Lombardia, in questo momento è un momento molto particolare, quindi stiamo progettando i prossimi 3-5 anni del nostro volontariato organizzato, quindi sicuramente faremo bene, sono tutti bravissimi ragazzi, sono tutti molto appassionati e stimolati, quindi cercheremo di lavorare tutti insieme, insieme è il nostro motto, perché da soli non si va da nessuna parte.